Onorevole Foglia, amministrative alle porte, il fervore aumenta in provincia di Avellino dove alle urne ci saranno due grandi comuni, Ariano Irpino e la nuova comunità di Montoro. Ad Ariano in particolare il trend prevederà un'alleanza tra Forza Italia e Nuovo Centrodestra, qual è la situazione? No, noi abbiamo avuto dei contatti più a livello locale, mi riferisco a un dirigente di Forza Italia, Mimmo Campacorta, poi non mi sembra che lui si sia detto disposto a candidarsi e quindi stiamo colloquiando con chi vuole e chi accetta i nostri programmi. Noi non siamo specie a seguito dell'atteggiamento di Forza Italia che immagina insomma di stabilire dei rapporti privilegiati con altre forze di centrodestra tenendo fuori quella che poi insomma si dimostrerà di essere una realtà in questa provincia. Noi andiamo avanti e colloquiamo con chi ci sta, insomma, chi è concorde sui nostri programmi, sulle nostre rappresentanze, sia a questo sia ad Ariano e sia a Montoro, dove per la verità ad Ariano la situazione mi sembra già a buon punto, ben definita, come pure in altri comuni, perché noi abbiamo parlato solo di Ariano e Montoro, ma ci sono comuni di notevole interesse, anche se non inferiore ai 15.000 abitanti, come Grotta, Mirabella, e noi certamente privilegiamo il discorso con le forze di centrodestra, quindi con Forza Italia, con l'UDC, sempre che queste forze intendano parlare con noi, altrimenti noi andiamo avanti per la nostra strada. Nella fattispecie a Montoro Forza Italia ha già avanzato la candidatura del proprio candidato, che è l'ex assessore provinciale Girolamo Giaquinto. Concordi su questo nome o ci sarà da ragionare in questo senso? Io non mi appassiono sui nomi, certo posso solo sottolineare un atteggiamento poco corretto, perché ci si siede al tavolo, il candidato può essere Girolamo, con cui io ho intrattenuto e intrattengo degli ottimi rapporti, ma volerlo imporre poi bisogna pure trovarsi chi lo vota. Io credo che questo sia un modo sbagliato per approcciarsi al problema. E poteva andare bene, può andare bene a condizione che le forze politiche si siedano a un tavolo e discutano seriamente del futuro. Io sono stato protagonista della Montoro Unita, quindi mi sembra alquanto supponente e arrogante un atteggiamento che esclude la forza politica che oggi io rappresento in questa provincia. Il fatto non ci impressiona più di tanto e vedremo i risultati. Si avvicina la data della scadenza delle elezioni europee, si parla di una sua possibile candidatura per quanto riguarda la lista di Forza Italia. Ma guardi, io sono abituato dal 94 a votare Berlusconi, l'ho ribadito oggi, quindi sono in attesa di sapere il Presidente cosa mi chiederà di fare, quindi ritengo che mai come in questa fase dobbiamo essere capaci di aprire il partito, di far partecipare tutte le vite del partito. Qui ad Avellino va ricomposto un quadro politico perché ci sono tantissime realtà, sindaci, consigli comunali che vogliono partecipare alla vita del partito, quindi io mi auguro e spero e sono certo che anche in provincia di Avellino si viva in un partito partecipato in cui consigliere comunale, il sindaco sia il protagonista vero della vita di Forza Italia.